con i giovani, molti hanno fatto proprio la fila oggi, 12-16 anni, per essere vaccinati. È un po' il tema portante con i dati fondamentali per quelli che sono i segnali da qui soprattutto verso l'estate. Poi c'è le novità che riguardano regioni che tornano in bianco e soprattutto le nuove regole per quanto riguarda invece il lockdown con la possibilità del coprifuoco dalle 23 che si sposta invece a mezzanotte. Ma andiamo con ordine, partiamo mattino, dice ora il vaccino va di moda, dice la fila dei giovanissimi per la somministrazione del siero, come ad un concerto, weekend da record di inoculazioni, 1 milione di dosi in 48 ore, l'Istituto Superiore della Sanità indica una buona protezione protratta nel tempo, appello di 230 leader ai paesi del G7 di coprire il costo dell'antidoto per i poveri, intanto in Puglia è stata vaccinata a metà della popolazione, ora si punta a tutti gli studenti. Mi soffermo ancora sulla pagina del mattino per due notizie, anzi per tre. La prima riguarda Conte, Conte che prepara il suo nuovo cielo di stelle, divertente il titolo, l'evento della sua incoronazione nel giro di un mese. Salvini porta invece a Draghi la scatola vuota della federazione di centrodestra che non piace a Forza Italia ed è malvista dalla Meloni. Sulla ripartenza, interessante il commento di Arleo. L'impresa difficile attingersi di rosa, insomma, dice Arleo, grave che solo un'azienda su cinque sia guidata da donna. Poi c'è la notizia, dicevo, della scherma italiana che parla Foggiano, primo e secondo posto ai campionati assoluti per Francesco Bonsanto, Francesco D'Armiento e Luigi Samele, i tre moschettieri. Vi segnalo infine della Cianci il focus Cavour dagli ottimi asparagi agli errori sul sud, insomma ricordato per l'anniversario della sua morte, fu il tessitore dell'unità italiana, oggi fra polemiche e consensi storici.